Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui dal CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi proviamo il mazzo Mega Power, Mega OP, Mega Boh, Meta, Mega tutto, il vero Thanos. Questo mazzo non ha senso, raga. Non ha senso perché è un mazzo veramente molto compatto, è un mazzo che ti permette con l'innesto di Mockingbird a giocarla veramente bassissima. Perché c'è le gemme, tu sfrutti le gemme, ovviamente devi trovare le gemme, tipo briccare Thanos. Sì. Ma oltre a Mockingbird e oltre tutte le carte potenti di Thanos nel suo mazzo c'è la possibilità di swarmare come un maledetto. Cioè, sto mazzo swarma che è un piacere. C'hai Hope, c'hai le gemme, c'hai Psylocke, c'hai Mobius. Se tu ti vuoi rendere al sicuro con tutto la time, con Mockingbird, ti rendi al sicuro in questa maniera con Mobius, ok? E per carità, sono anche contento che adesso Mobius è tornato a essere bello che impattante dopo quella finaccia che aveva fatto, capito? Però, boh. Cioè, l'unica cosa che mi manca in questo mazzo è quello Obsidian, che l'ho appuntato lì nello shop, ma sono 6.000 token, quindi vai e vedi quando me lo prenderò. E tra l'altro, raga, prima di andare a farci le nostre ranked pazze ad asfaltare qualche avversario, vi ricordo che se lo saremo live, ovviamente, e in più vi lascio qui sotto il gruppo Discord, se volete facciamo una bella chiacchierata e parliamo di quanto è grosso Blob. Namo. Mind, subito. Mind into time. La crema questa. Questa è la crema. Perché? Perché tu con la mind ti prendi delle cost. Ah, Thanos 1v1 Thanos. Ok. Ci sto. Gran portale. Questo è interessante. Che mi fai pescare? A tu madre. A tu madre. Va bene. Time soul. Quella time qui e fai la soul qui. Ok. Pareggio lì. Mockingbird è già a 2. Mockingbird è già a 2. Mockingbird è già a 1. Mockingbird è boh, 1-9. C'è senso. C'è senso sta carta. Beh, c'è Attilan per essere. Lui dovrebbe giocare la Reality, ma lui non ha giocato la Mind, quindi potrebbe non averla. Ok? Potrebbe non averla. Io che faccio? Io intanto riempio. Io intanto riempio. Eh? Volevi. Volevi fottermi, ragazzo. E invece. Ora. Passo. Ora passo. Turno 5 ci avresti Profix, ma. Ah, Thanos Ongoing? Carino. Carino, sì. Dio. La vogliamo rischiare? Fammi sognare Profix. Lì. Predict. E poi ovviamente concludi col turno 6 blob lì a destra e via. E vai con Dio, ragazzo. Prossima, next, subito. Cioè, non. Vabbè. Allora, io capisco che questa cosa è frustrante. Capisco che questa cosa è frustrante. Però ci devi avere anche l'occhio, capito? Perché puoi anche pensare di giocare un Profix lì. Ma metti che il bro se l'aspetta e ti gioca attorno e ti gioca il Profix. Cioè, sul Profix. Tu che fai? Poi vai e te la scambi, frate. Perché è l'unica cosa che puoi fare. Bello, Profix, time, mind. Necrosha, insomma. Dammi la reality, frate. No. Ok. Daily Bugle. Che mazzo è l'avversario? Mockingbird, frate. Così mi delizi. Io che gli ho dato? Boh. Facciamo time e facciamo space. Ok, Thanos a 5. Thanos a 5, Mockingbird a. Boh. 2. Kitty Pryde e Mockingbird è il mazzo, frate. Stupiscimi. Cosa pazza? Allora. Che ci inventiamo? Ci possiamo inventare una bella cosa, nel senso. 1, 2, no, 1, 2 e basta. Ok, Elsa. Va bene, Elsa, pescami sta carta. Che cos'è? Raft. Vedi. Oddio. E
Io vorrei riempire con tutto il cuore, ma io come faccio a riempire? Poi lo voglio chiudere con Profix adesso. Lo voglio chiuderlo con Profix. E un'altra volta, fratello, un'altra volta di giochi Mobius inutile adesso. Vabbè, soltanto per Thanos, però. Posso dire. Ok, il Raft non mi interessa, però. Attualmente il Raft non mi interessa. Però giocare il Profix qua mi permette di far cosa? Di chiudermi. Vabbè, poi c'è il Raft che dà carte inutili, va bene. E cos'è Kitty? Jeff. Cable e Kitty Pryde. E io non c'avevo Blob, frate. Disastro. Ma da adesso. Blob centro? Però è basso Blob. Io faccio 3, 6, 9, 11. Che non mi ha dato. La power non mi ha dato di gemma. Faccio 14 punti al centro. Vabbè, la Riot non penso che ce l'abbia in un mazzo del genere. Se posso. Vabbè, chiudiamola. Se ce l'ha, Riot vince. Ah. Ho capito. Il Jeff e la Kitty ha vinto. Non ci arrivo io con Blob. Non ci arrivo mai. E perdevo anche a destra, vabbè. Perdevo anche a destra. Ah no, ha senso. Ha senso, ha senso, ha senso, ha senso. Cioè, lui non mi ha preso. Non è arrivato a 15 per il semplice fatto che lui mi aveva preso Jeff. È vero, perché nel trigger me lo porta che è ancora nel mio mazzo. Ma non c'era, vabbè. Perché era nel suo. Cioè, ok. È vero, c'era Cable, ok. Oddio, col senno di poi quella Mockingbird. L'altra Mockingbird me la sarei tenuto. Però poi lui ha giocato coso, Mobius. Lui ha giocato Mobius e poi la mia Mockingbird da 0-9 passava a 5-9. Capito? Bella. Cos'è questa mind sempre attaccata alle mani, frate? Cos'è questa mind attaccata alle mani? Blade. Perché? Miguel, ma che cazzo fai? Si è scartato Morbius il ragazzo. No, no, no. No, no, no. Fai così, guarda. Fai così con la space. Sposti la mind poi sull'isola Muir. Fai robe. Lui non gioca. Perché non gioca lui? Black Cat. A meno che lui non è un Ela. Ela con Morbius, cose. Robe strambe. Mind. Mind. E a sto punto. Fai. Power qui è reality. Ma che fa? Guarda che bello il Profix al centro. Ah, adesso arriva al turno 4 a giocare. Thanos a 20. Thanos a 20. Eccola. Dracula. Ok. Ok, Dracula. E olè. Ma io lo farei il prof qua. Lo farei sì. Ti chiudi. L'esif, ok. Lui non si chiude però. Questo è spettacolo. Questo è veramente spettacolo. Adesso che cosa mi dovrei aspettare? Ela? Ela mi dovrei aspettare. Mi ha scartato Death, Black Cat e Morbius. Però nel senso, io faccio più punti con Blob. Adesso io faccio più punti con Blob. Cioè, a meno che lui non mi prende per forza Hope, Shang e Visione. Questo è un 20 assicurato, frate. Questo è un 20 assicurato. Questo è un 20 assicurato.
Perché io temo a fare Alioth qui. Ok, perché basta che lui mi gioca là qui. No? Ma con là qui lui non vince. Sì, vince con Dracula, come non vince? Vince con Dracula, voglia. Oh, 29 punti, stupiscimi. Eccolo, vedi. Quella era. Minions to me. Pulito. Pulito per un punto, frate. Bello, ci sta. È da una vita che non vedevo Ela. Non che la cosa non mi faccia piacere, anzi. Ma quanto è impattante sto Profix in sto mazzo? Sono due volte che ci salva la play. Poi il ragazzo ha giocato veramente troppo in ritardo. Mockingbird, subito. Ok. Daily Bugle, dammi qualcosa. Mamma mia, questa hot location puzzolente. Null. Passo. Destroy. Destroy. Ok, la solo non ha proprio senso che la giochi. È solamente un Mockingbird, questo sì. Oh, Psylocke, frate. Però Psylocke, frate. Allora, facciamo così. Tentiamo di buttarle in una location in cui... La Chavez... Che cos'è quella carta? Ah, ok, gli ha copiato la solla, perfetto. Perfetto così. Perfetto così. Ora... Altare della morte, frate. Altare della morte è il top. Cioè così a monto, a 5, a 7. Sì che lui può distruggere come un maledetto, nel senso. Esatto, tipo così. Allora, per quello non è un problema. Più che altro abbiamo il Profix in qualche modo. E vedi. Io lo vorrei fare una roba del genere. Però sono sicuro che lui mi giochi qui. Sono sicuro che lui mi giochi qui. Oppure quello che farei io è fare... Venom qui. In qualche modo. Deadpool, cose. Poi, qual è la play? O puoi lasciare così. O puoi lasciare così. E giocare... Mockingbird. E Jeff. Invece del Profix. Giochi Mockingbird. Giochi Jeff. A tutto, può giocare tutto. Può giocare di tutto, può giocare. Ah, c'è una bella cosa. Ci abbiamo prima, no, c'ha più lui. C'è una bella cosa. Anzi, gioca solamente il Profix, poi valuti. Poi valuti. Ok. Non andare a destra. Non andare a destra, X23. Ok? Non andare a destra. Non andare a destra. Vabbè, frate, che cosa vuoi che ti faccio? Mamma mia, però. Mamma mia, però. Ma manca a farmi così. Ma manca a farmelo così, dai. Che cosa vuoi che ti dica? Io ho perso. Cosa vuoi che ti dico? Io ho perso alla base. Ok, magari giocare il Profix prima avrebbe avuto più senso che giocarlo dopo il turno 5 sull'altare della morte. Però, frate, allora, c'è un problema di fondo in tutto ciò. C'è un problema di fondo in tutto ciò.
Tu non puoi, gioco, mettermi delle location a favore con determinati archetipi. No, non ha senso perché in questo modo tu avvantaggi in quel game il mazzo dell'oppo. Oppure metti una location, che ne so. Ecco, vedi, se il ragazzo è un move questo, mi incazzo. Capito? Ma non credo, non dovrebbe essere un move visto che, nel senso, non ha giocato Saspot. Cioè, non ha senso, la stessa cosa. Gioco io, mi trovo un Thanos, che cosa so, che cosa può avvantaggiare Thanos? Krakoa. Ok, Krakoa avvantaggia un sacco il Thanos perché tu gli butti blob su Krakoa il turno 5, magari in qualche modo. E sai che quasi quasi. Ci sta. Butta sta Fisk Tower. In qualche modo. Sì, ci sta, dai. Bella la Stark Tower. Electro. Cioè, lui gioca Master Mold, Saspot e Electro. Tutte e tre le carte non ci azzeccano proprio un cazzo insieme. Io dico solamente questo. Bella la Space. Bella la Space. Anzi, puoi fare una roba. Cioè, la space qui. Sentinella qui e Soul qui. Anzi, al contrario. Sentinella qui e Soul qui. Vediamo. Le sfrutto ormai queste sentinelle, frate. Che devo fare? Le sfrutto. Sandman. Hai capito tu? Hai capito tu? Provo a fare sta roba. Teoricamente dovremmo farci. Io mi aspetto che lui mi giochi su Stark Tower, ok? Che non mi giochi su Nidavellir. Esatto. Ronan. Vedi Mockingbird adesso a zero. Vedi? Però la cosa che si può provare è che magari, che ne so. Metti che c'ha anche lui Jeff. Lo escludo. Lo escludo che sto mazzo c'ha Jeff, ma. Capito? La concludi così. Come si può salvare lui? Con la Lyot, frate. Se c'ha la Lyot è bella che finita. Doom. Es. Ok. Mazzo strambo quello dell'oppo. Mazzo veramente molto strambo. Però alla fin fine ce lo siamo portati a casa. Bella. GGGGG. Allora, a mani basse questi game sono stati carriati non da chi si aspetta uno. Da un Thanos, ovvero Blob, Magneto, Alioth. Da lei. E da lui, frate, il Profix. Il grandissimo Profix, frate. Ma quanti game ne ha salvati? Quanti ne ha salvati, vabbè. Cioè, nel senso, soprattutto nell'ultimo game, se non avessimo giocato il Pro Pixa, cioè, come ti sbrogliavi quella situazione lì? Potevi giocare Vision into Blob, capito? Però, insomma, frate. Il Pro Pixa è veramente una bella carta attualmente in un Thanos. Provatelo. Provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mazzettino e, secondo voi, quanto vi sta rompendo il cazzo trovarlo contro. Vi aspetto stasera in live.